Buonasera a tutti. Sembra banale dirlo, però è vero che io sono contenta, insomma, stasera di presentare qui il libro di Rossella Luongo, che conosco ormai da una decina d'anni, Rossella, mi sembra, vero? Ci siamo conosciute la prima volta sempre nella poesia. A Santa Anastasia, mi sembra, sì, e poi ci siamo visti ad Avellino, poi un'altra volta qui a Roma sempre con Luca per presentare. Passando per un romanzo, però riapproviamo alla poesia. Questa volta, oggi invece siamo qui e presentiamo questo libro, Ieri e Domani, un'antologia, diciamo una summa, insomma, del percorso poetico di Rossella Luongo, ma non solo del suo percorso poetico, ma anche del suo percorso umano, perché questo è un libro, veramente, io direi che anche un libro d'amore verso innanzitutto i suoi cari, infatti c'è il marito, ci sono le figlie, c'è la mamma. E verso tutte, anche verso il creato, verso tutto ciò che ci circonda, insomma, le amicizie, le amiche ci sono, gli amici, insomma, le persone che hanno accompagnato e che accompagnano il suo percorso di vita. E quindi è un libro molto intenso, Ieri e Domani, in quanto credo che l'oggi forse sia sempre per lei la poesia comunque, no? Sì. E questo amore. E appunto per la poesia, per la scrittura e questo amore che impregna un po' la sua vita verso i suoi cari, anche perché poi penso che il poeta, al momento che io dico sempre che per me la poesia è un atto d'amore. Io ho preso dei lavori ai quali stavo lavorando contemporaneamente e anche successivamente al romanzo e che si erano un po' fermati perché io avevo avuto uno stop per dei motivi personali e successivamente ai quali, o meglio risolti i quali, avevo ripreso a scrivere e avevo prodotto rapidamente una serie di componimenti ai quali si sono aggiunti via via anche dei componimenti di alcune persone di famiglia a me molto care, in particolare delle mie bambine, attualmente quasi ragazzine, ma all'epoca dei fatti, quando hanno scritto, erano veramente piccole per poter scrivere cose così forti. All'epoca dei fatti, non ho detto cosa di avvocato. Sto cercando di dare il linguaggio. All'epoca dei fatti, questi fatti impeditivi, esatto. Che continuo, questi fatti impeditivi che mi hanno tenuto lontano dalla scrittura, e alla lettura dei quali sono rimasta fortemente colpita. E mia madre ci ha soccorso, o meglio, ci è venuta in concerto, quasi in una partitura a quattro mani. Adesso sposto sulla musica, forse stiamo meglio, insomma, rimaniamo negli atti. E quindi ho deciso di dare lustro ai loro pensieri e ai loro sentimenti, di mia madre e delle mie figliole. Perché è un libro che mette a nudo, mi viene da dire, proprio l'esistenza di Rossella. E in questo io ci vedo una grande onestà. Vi è una grande onestà in questa poesia, un'onestà nello svelarsi, nel parlare delle persone che si ama in maniera molto, molto diretta, anche a volte molto chiara, semplice, no? Quindi è un'onestà umana, ma è anche un'onestà poetica. A me viene in mente, per esempio, quello che diceva Sabba, no? Il famoso saggio Quel che resta da fare i poeti, che lui inviò alla rivista La Voce nel 1911, poi fu pubblicato 40 anni dopo. Voi lo sapete, no? Sabba se la pigliava a morte con D'Annunzio, diceva che con i suoi fuochi d'artificio tradiva, come dire, la sua essenza. Invece Manzoni lo vedeva bello, dritto, no? Quello che pensava, lo metteva in una poesia chiara, limpida, onesta. Questo libro sicuramente è un libro che non ha finzioni, non ha infingimenti, non ha fuochi d'artificio così, no? Non ha una retorica a tutti i costi, lo vediamo leggendo i testi. Non ha neanche quell'oscurità tipica della poesia contemporanea.